Mio padre era una persona molto gioviale, molto allegra, molto briosa, creativo, ma con idee molto chiare e sul lavoro era molto attento e molto rigoroso. Ecco, lo sintetizzerei in questo modo: grande lavoratore, grandi idee, grande precisione. E molta esigenza. In quegli anni, siamo in fine degli anni 50, i primi anni 60, in casa c'erano due Ferrari, perché anche mia madre era molto appassionata di belle automobili, grande lavoratrice perché seguiva la parte amministrativa dell'azienda fino al punto di dirigere completamente un'azienda con 1.000 dipendenti. E anche mia madre, insomma, nel poco tempo libero che aveva, quindi c'erano due Ferrari, una di mio padre e una di mia madre. E queste Ferrari presentavano un problemino, nella frizione in particolare, perché non reggevano alle sollecitazioni. Mio padre, in genere, due volte alla settimana, una volta dal Cantagallo, che è la stazione di servizio di Bologna, faceva gara con gli altri possessori di automobili veloci a chi arrivava prima a Firenze. Chi arrivava prima pagava il caffè. Ora, mio padre arrivava prima degli altri, però poi non tornava a casa perché la frizione era bruciata, salvo tornare a casa senza frizione, cioè inserendo le marce senza frizione. Allora, una volta, due, tre, portando la macchina in officina, la Ferrari, pagando fior di quattrini per la messa, per, insomma, per la riparazione. Insomma, si stanca e dice: mai è possibile, santi Dio. E per farla breve, decide: adesso la smonto io, voglio andare a vedere. Apre il motore, anzi, apre, smonta il motore, vede che ci sta perfettamente una frizione che veniva montata sui nostri trattori. Una normale frizione Ferodo di qualità, ma insomma una frizione, niente di speciale. Allora prova questa frizione, la macchina andava benissimo, reggeva le sollecitazioni. Un bel giorno mio padre dice: beh, aspetta che vado da Ferrari e glielo dico di cambiare fornitore. Con l'intento di andare a parlare con un collega, seppur uno faceva trattori e l'altro automobili, ma comunque sempre due imprenditori nell'ambito della meccanica, dell'engineering. Ecco, Ferrari lo fa attendere 2 ore di anticamera. Mio padre dice: ma come? Perché mi fai attendere 2 ore? In fin dei conti, io ho due Ferrari, io ho 1.000 dipendenti. Tra sé e sé, no? Il famoso rododendro, tra sé e sé, ma io faccio 52 trattori al giorno, lui fa 250-300 macchine all'anno, ma insomma fare una macchina non è poi tanto diverso che fare un trattore, uno va forte, l'altro va da potenza, ma tutti hanno comunque un motore, un cambio differenziale, eccetera, 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 insomma. Fin quando finalmente viene ricevuto da Ferrari e con molta modestia gli dice: guarda che, guardi, allora ci si dava del lei, guardi che se cambia marca e monta questa che io monto, va benissimo. Ferrari gli risponde: te bruci la frizione perché non sai guidare le mie automobili, vai a guidare i tuoi trattori. Ecco, da lì, ah sì, ah sì, e da lì te la faccio pagare io. Bene, arrivò a casa e nel giro di 9-10 giorni decise di partire in ambito automobilistico. Forse era un sogno che aveva da anni, però quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Quindi pagandoli saporitamente, saporitamente, di più di quanto non prendessero da Ferrari o da Maserati, porto via i tecnici migliori, e così nacque in fretta e furia la Lamborghini Automobili. Viene spontaneo dire: ma come mai uno che lavora alla Ferrari, uno che lavora alla Maserati o altro, ma come mai molla Ferrari? Allora, insomma,
star sotto Ferrari non era cosa facile, questo lo dicono tutti, lo sanno tutti, e non voglio io certo criticare. Lamborghini aveva già dato dei grossi segnali di imprenditore. Non dimentichiamo, ho detto prima, 52-30 ore al giorno, 1000 dipendenti e tutto produzione interna, dico tutto, cosa che non faceva quasi nessuno, tutto interno tranne la pompa di iniezione che era una Bosch, ma tutto prodotto internamente, e la frizione che era Ferodo. Quindi aveva, c'era molta ragione, aveva molta credibilità, e quindi questi ingegneri giovani ebbero fiducia in questo nuovo imprenditore che aveva già dato dei grossi segnali. In più lo pagavi di più di quanto non percepissero dagli altri, e quindi fu abbastanza facile portarli via. Primo tra tutti Bizzarrini, che guarda caso aveva litigato proprio di recente, aveva litigato con Ferrari, e quindi quando gli fu detto: Bizzarrini, ti interessa venire con me? Disse sì a braccia aperte. Io ero un bambino, queste cose le ho vissute, bambino, insomma ero già grandicello, queste cose le ho vissute. Mia madre non era molto d'accordo di tirare fuori tutti questi denari che occorrevano, però la decisione di mio padre l'aveva già presa. È stata la goccia che mi fa partire nel mondo dell'automobilismo. Gandini sinceramente non lo ricordo molto moltissimo. Ricordo bene Dallara, che era appena laureato, aveva pochi anni di esperienza, però aveva fatto studi sui materiali aerospaziali, insomma c'era una bella tradizione alle spalle da un punto di vista universitario e un po' di esperienza in Ferrari. Dallara altrettanto, uno più bravo, più esperto, non più bravo, più esperto nel settore motoristico, l'altro nel settore telaistico, e poi un Bizzarrini, che lo dice la parola, bizzarro, ecco, grande, grande progettista, al quale fu detto, mio padre disse: Bizzarrini, se la sente, io voglio questo, questo e questo. E per la prima volta Bizzarrini si sentì chiedere con estrema precisione che cosa voleva. In sostanza, mio padre voleva un motore con quattro alberi a cama in testa, tutti gli altri ne avevano uno o due, no? Doppio albero a cama, uno di qua, uno di là. Mio padre voleva quattro. Ora, 6 più 6 carburatori che fa 12, ecco, coppa dell'olio a secco, voglio molti più cavalli, le pesi capacità di cilindrata, no? Lo stesso motore, confrontato col motore Ferrari, non parliamo di Maserati che era molto meno, non vale neanche la pena confrontarlo, ma a parità di cilindrata offriva subito 106 cavalli in più. Dunque lei è esperto, lei sa bene cosa vuol dire 106 cavalli, soprattutto in quegli anni. 106 cavalli sono tanti. Poi la telaistica, concezione corsaiola, pista, quindi ruote indipendenti. Lei ricorderà che in quegli anni tutte, dico tutte, avevano le balestre, quindi in curva la macchina saltava, e la prima domanda quando compravi un'automobile, fosse essa una 600, fosse essa una 1100 o una Ferrari o una Maserati o un Aston Martin, la prima domanda era: ma è stabile? Lei lo ricorderà questa espressione, anche se è più giovane di me, la domanda è: ma è stabile? Perché? Perché le macchine in curva sbandavano. E invece mio padre, idee molto chiare, sistema McPherson e ruote indipendenti, quindi la macchina stava in strada per forza. Ecco, tutte cose che gli altri non avevano mai richiesto ai tecnici, quindi sa, da una parte quando uno ha le idee chiare, vuole una cosa precisa, doppia accensione, gli altri avevano una sola, insomma mettendo assieme tutti questi componenti fai sì che tiri fuori un motore e una meccanica superiore, e quindi il cliente, che il più delle volte è preparato, e soprattutto il cliente di questo tipo di vetture, apprezza l'innovazione, la qualità e la tecnologia.